La Fiera del Libro di Roma è un appuntamento importante proprio perché si rivolge ai piccoli editori e alla editoria indipendente, che è veramente il settore più in crisi in questo momento, privo di tutele, privo di garanzie. Noi speriamo che questo sia un polmone vitale che attiri anche in maniera corposa l'attenzione del Parlamento e del mondo politico per poter guardare in avanti. Vincere la crisi è possibile, anche per i piccoli e medi editori e anche in un paese come l'Italia in cui leggere non sembra rappresentare una priorità. Per questo a Roma, in occasione della Fiera del Libro dell'Editoria Indipendente, l'APE, l'Associazione Pugliese Editori, oltre a uno stand collettivo, ha organizzato un incontro moderato dal giornalista e scrittore Beppe Lopez, a cui ha partecipato l'assessore regionale alla cultura Silvia Godelli. In un quadro che vede il rafforzamento da un lato dei grandi gruppi e dall'altro delle librerie di catena, ha detto il segretario dell'APE Gino Dato, appare strategica un'alleanza fra piccole librerie indipendenti e piccoli e medi editori. Ma non basta. Noi pensiamo che in questo momento nel Paese sia necessario una sorta di welfare culturale, e questo welfare culturale, che significa riprogettare il Paese a partire dalla cultura, probabilmente deve trovare in ciascuna regione la forza delle autonomie, la forza di istituzioni in grado di, per esempio, progettare delle leggi sul libro e sulla lettura, come esistono in numerose regioni e come speriamo prima o poi che venga varata anche in Puglia. Sono leggi che servono sostanzialmente a promuovere da un lato la lettura, ma dall'altra a dare un sostegno anche di carattere normativo a tutti i protagonisti della filiera del libro, da chi progetta il libro a chi lo distribuisce. Alla Fiera di Roma con l'APE hanno partecipato Adda, Capone Editore, Falvision, Florestano, Gelso Rosso, Il Grillo, Curumuni, Mamme Online, Pensa Multimedia, Progedit, Salento Books, Schena, Secco Edizioni, Stilo, Tirso Media, Cacucci, Tolos. Tutte, chi più chi meno, una ricetta ce l'hanno. Bisogna innanzitutto cercare di distinguersi, quindi creare un'editoria che vada oltre l'editoria di massa. Io personalmente mi occupo di editoria musicale, quindi cerco di crearmi un mio pubblico, e devo dire che poi il pubblico che riesce ad appassionarsi alla letteratura e alla saggistica musicale è un pubblico che poi ti segue, quindi la crisi si può cercare di ovviare nel migliore dei modi, cercando di trovare anche delle alternative valide alla letteratura. La gente legge sempre poco e si pubblica tanto, però si va avanti, e soprattutto noi siamo riusciti a fidelizzare molto il cliente, quindi i libri si vendono, c'è chi scrive e c'è anche chi legge, fortunatamente ancora.